bimbi sì, vi sì, io sono? abito da solo, sì. I tuoi genitori stanno in Italia? Sì, tutto in Italia. Io sono venuto qua nel 2013, a fine 2013 per studiare. Anzi, per la prima volta ero venuto così per lavorare in un resort sciistico dove abito ancora, tra l'altro, in questa zona. E poi mi sono innamorato di questo posto e mi sono iscritto al college, ho continuato e ho preso adesso la residenza permanente. Da poco ho comprato casa, appunto. Ma pure avvocato ti sei comprato, Gabriele, Sì. proprio. Ma ti sei fatto pure già una nuova cerchia d'amicizie. In 6 anni, sì, ormai è 6 anni che sono qui. Grazie mille, Asso, per essere qui in questa intervista. Questo è il sesto episodio, episodio 6 dell'Angolo del Pallone. È una piccola rubrica in stile podcast che faccio sul mio canale intervistando personalità youtuber nel mondo del calcio. Ho avuto il piacere di intervistare anche persone che fanno le live con te, come Alessandro Catto e Luca di 4-2 Fantasia. Sono Sì. stati molto gentili e ti ringrazio pure te per la gentilezza per venire a fare questa breve intervista e benvenuto. Grazie, grazie mille. E appunto, come parlavamo che te hai partecipato alla produzione di un film, che è una produzione che ha anche prodotto Gomorra e Suburra, hai intenzione di proseguire con questa carriera, diciamo, da attore nel momento in cui le cose ripartono per bene oppure no? Beh, diciamo che quel film quando verrà lanciato al cinema, diciamo che per me sarà un trampolino di lancio, perché da cosa nasce cosa. Però fino al momento in cui questo benedetto film, la produzione non decide di farlo uscire, purtroppo rimango un po' fermo perché il mio curriculum non cresce. Se non c'è un qualcosa, un dato di fatto, una cosa vista al cinema o anche in televisione, il curriculum non cresce. Quindi si spera che prima o poi intanto si torni nella normalità per tutta la vita, per tutta la vita e per tutti gli esseri umani del mondo. E poi chissà un giorno, una volta uscito il film, chissà, non escludo Certo. niente fondamentalmente. Diciamo che è un settore dove tutti vedono dall'esterno e dicono è bellissimo, vorrei fare l'attore, non si fa niente, si guadagna tanto. Allora, è vero che i soldini te li danno, perché i soldini te li danno. Però il problema è che ti fai anche filate 10 ore attaccate non stop e riprese, eh? Certo. 10 ore attaccate, ragazzi, non stop. Sembra leggero, ma è molto molto pesante. Io ho fatto tre giornate in questo film, in queste riprese. Devo dire che sono state tre riprese massacranti. Ti danno tutto, ti danno acqua, il pranzo, qualsiasi cosa ti serve, però massacranti. Dura. Sì, assolutamente. Mi è capitato di intervistare nel mio podcast, quello parallelo, quello in inglese che faccio qua in Canada, una persona che lavora in Inghilterra per la BBC, appunto, per il canale delle news, diciamo la RAI inglese, tra virgolette, però con una produzione di altissimo livello perché la BBC ha prodotto serie TV e soap opera che sono famose in tutto il mondo, appunto. Mi diceva appunto anche lavorare nel backstage, nel dietro le quinte, a volte fai delle giornate di 10-15 ore per cercare di supportare gli attori e i produttori, diciamo, fare le mansioni amministrative, insomma, sembra bello, tutto bello, una fantasia lavorare nell'entertainment, ma non è facile assolutamente, devi avere carattere, devi avere fegato, appunto, come mi diceva, guts, come diceva lui in inglese. Sì, assolutamente sì, perché ripeto, non è tutto rose e fiori, come si No. pensa. Certo. Assolutamente Comunque, passando al tuo canale, l'Asso di Roma, che tra l'altro congratulazioni per i 2 anni da poco grazie, festeggiati, e grazie. congratulazioni per il numero di iscritti che continua a aumentare, siamo oltre 21.000 ormai, eh? Oltre Sì, quasi 22.000. 22.000, quasi 22.000. Quindi complimenti, sicuramente quello che fai lo fai bene perché sennò non avresti tutto questo seguito. E se ti posso chiedere come nasce il canale e se hai progetti futuri anche per questo. Allora, diciamo che il canale YouTube è stato un passaggio della mia vita, da Facebook a YouTube. Prima ero un blogger e poi sono diventato uno YouTuber. Perché sono diventato uno YouTuber? Perché semplicemente, Gabriele, che succede? Succede che una piattaforma, ormai come la definisco io, antica, come Facebook,
diciamo che mi aveva dato delle limitazioni importanti, quindi la prima parola fuori posto o tre parole fuori posto all'interno di una live fatta nella mia pagina Facebook erano arrivati a darmi limitazioni di profilo privato collegato alla pagina di 45 giorni, senza poter pubblicare, senza poter fare una live, senza poter fare niente, profilo e pagina bloccati. Yeah. Ho resistito quasi un anno tra questo vai, vieni, poi la gente mi ha cominciato a dire ma perché non provi a cambiare una piattaforma, prova YouTube, perché YouTube magari è più espansiva, sì, ha delle regole rigide anche YouTube, però chissà, magari lì la situazione è più tranquilla. E dopo, penso, il settimo anno su Facebook abbiamo deciso, in simbiosi con alcuni utenti di provare questa esperienza. Io ho dato retta e quel famoso 26 agosto sono diventato ufficialmente uno youtuber, ho aperto il mio canale, ho fatto pochissima pubblicità nella mia vecchia pagina Facebook, questo perché mi volevo misurare con una realtà, con un social, con una piattaforma difficile, perché lì non si basa ad interazioni con la gente, ma si basa su un algoritmo YouTube, quindi mi sono rimesso in gioco. Rimettendomi in gioco, ho visto che piano piano, la gente si affeziona, molti ti hanno ritrovato e ti hanno riscoperto da Facebook e tanti altri nuovi, e ci ritroviamo due anni dopo che con larghe soddisfazioni, perché fare 22.000 persone nel giro di due anni non è poco, soprattutto per un tifoso della Roma come me, che brutto a dirsi, però sui social non è che ci sono tantissimi tifosi della Roma, soprattutto su YouTube c'è una vastità di tifosi dell'Inter, c'è una vastità di tifosi della Juve, del Milan, ma della Roma realmente pochi. Io capisco, perché anche della Fiorentina è simile, ci sono due o tre youtuber, sì. ma fondamentalmente, tra virgolette, le strisciate se la comandano su YouTube, sicuramente. Certo, sì, assolutamente. Quindi poi progetti per il futuro, Gabriele, speriamo. Io, diciamo, mi sono posto un obiettivo, ecco. L'obiettivo è quello di riuscire nei prossimi tre anni, quindi fai conto dal 26 agosto di adesso, appena terminato, passato, al 26 agosto di tre anni dopo, di essere riuscito ad arrivare a 100.000, che quello è il mio obiettivo. È un obiettivo ambizioso, ma sicuramente se continui di questo ritmo è possibile, molto possibile. Hai detto bene, è molto ambizioso, perché non è semplice, visto come è fatto YouTube, però vista la mia personalità, dato che non sono un personaggio, ma ho tanta personalità, sono carismatico e vengo apprezzato anche come tifoso, oltre che come persona, presumo che ce la posso fare, anche perché spesso e volentieri parlo anche in maniera molto obiettiva, in maniera molto sportiva, di altre partite che mi vedo, del campionato italiano, di una Champions, di un'Europa League, comunque sia. Quindi è ambizioso, è difficile, ma chissà. Certo. Poi soprattutto parli anche di altre squadre, ma non è che, passatemi il termine, lecchi il culo alle altre squadre. Non sei un lecchino come fanno altri youtuber di cui a volte, diciamo, parli. Però se hai obiettivo, parli di altre squadre a volte, ma non è che appunto fa il lecchino verso altre squadre magari più forti, come, cioè sei sempre obiettivo, e comunque se la Roma ha giocato peggio di solito lo dici, non è che stai a dire la Roma ha giocato peggio. Non sono fatto così come persona, diciamo, sono una persona che viene seguita per merito, non viene seguita perché lecca il culo, come hai detto tu. Vengo seguito per merito, non perché per lecchinaggio di culo, anche perché non sono proprio la persona idonea e più adatta per fare questo tipo per creare questo tipo di situazione, anche perché, cioè, leccare il culo ad altre persone per farmi metterli iscriviti al canale, il segui, la campanellina, onestamente parlando non mi piace proprio. Io dico sempre quello che penso. Io dicevo, diciamo, alle altre squadre, come fa, hai visto quell'altro youtuber di cui non voglio fare nome, che dice che appunto una volta disse vediamo di unire Lazio e Roma e di vedere come viene fuori, oppure che fa gli sfoghi su altre squadre, ma poi magari non sfoga quando la Roma perde o comunque
quando succede qualcosa alla Roma, appunto, io parlavo, te non lo fai, appunto, lui, e non è l'unico, fanno queste cose qui, sinceramente, molto, diciamo, più venduti alla piazza YouTube che tifosi della propria squadra, diciamo. Sì, diciamo che si giustificano sul fatto dicendo che vorrebbero e si sentono vorrebbero diventare e si sentono giornalisti, ma la verità è che sta proprio lontano anni luce da essere un giornalista, dall'essere un giornalista e da diventare un giornalista. Anche perché una persona, questo stesso youtuber, si mette a commentare delle partite che neanche ha visto. Va a vedere le statistiche su un'applicazione di quanti tiri, quanto possesso palla, quanti corner sono stati fatti e quanti falli sono stati fischiati. Non puoi metterti a commentare un qualcosa che non hai visto, tipo ieri. Ieri c'è stata l'amichevole Roma-San Benedettese e ha fatto un video post-gara dicendo ma com'è possibile, come cazzo è possibile che la Roma abbia preso la doppietta di Maxi Lopez dalla San Benedettese. Poi si è corretto durante il video dicendo sì, per due calci di rigore, ma non è possibile prendere due gol dalla San Benedettese. Ma se tu hai visto la partita, amico mio, sai benissimo, vedi benissimo, hai visto benissimo che al primo tempo, vuoi non vuoi, hanno giocato grossa parte dei titolari e grande parte dei panchinari, e al secondo tempo ha giocato solo ed esclusivamente tutta la primavera con l'allenatore della primavera. Fonseca non c'era neanche più in panchina. Ha fatto dei suoi sproloqui tanto per creare un video low cost per fare visual, alla fine della discussione. Purtroppo per me è una causa persa, perché io lo defenderei, lo bannerei proprio da YouTube, perché è una persona che già non si può vedere e poi non si può proprio sentire. Non si può proprio sentire ad ascoltare. Io mi vergogno di avere qualcuno che ha un canale con quegli iscritti che tifa la mia squadra, ma la racconta come la racconta lui. Mi vergogno di questa cosa. Ok, appunto, allora, visto si parlava della Roma, parliamo della Roma. Sei contento del passaggio da Pallotta a Fredkin? Hai buone sensazioni? Prevedi un buon futuro, anche se lentamente magari? Allora, ti dico che ringrazio Dan Fredkin, perché è una persona che ha dimostrato di volere la Roma per passione e soprattutto per scoprire la veracità dei suoi tifosi e la storia di Roma vera e propria, fino in fondo, perché lui l'ha definita una città iconica. E lo ringrazio, anche perché ad oggi senza Fredkin, senza un altro proprietario, ma soprattutto senza Fredkin, che avrebbe magari rinunciato, viste le situazioni economiche che intercorrono ad oggi nel calcio post-Covid, non so la Roma dove sarebbe finita, in quanti mesi da qui in poi la Roma che fine avrebbe fatto con Pallotta. Probabilmente non ti dico che sarebbe fallita, ci siamo andati vicino al fallimento, ma probabilmente siamo andati più vicino a vedere un Pallotta che riaccendeva un nuovo mutuo con una nuova banca, non si sa di quanti milioni di euro, per tenere in vita la Roma. Quindi questo passaggio è stato importante, soprattutto mi piace la persona che si mette a lavorare facendo i fatti, ma soprattutto nel silenzio, e non interagendo con la stampa, con trasmissioni televisive o con le radio, cercando, come ha fatto Pallotta, in 5 anni porteremo lo scudetto e la Champions League a Roma. Quindi è una persona che lavora nel silenzio e mi piace tantissimo. Quello che mi aspetto nel futuro, sì, è un progetto che lui ha parlato chiarissimo, è stato proprio onesto, aperto. Si vogliono fare degli investimenti importanti, ma nell'arco di un tempo duraturo e non frazionato in 2 anni. Quindi voglio portare la Roma in ambito sportivo a competere magari da qui a 3 anni, così come voglio far crescere a livello societario il brand, aprire altre partnership e soprattutto far uscire la Roma dalla borsa, che è la cosa più importante per lui. Far uscire, quello sono completamente d'accordo, perché una squadra di calcio in borsa ha poco senso, secondo me. Esatto, bravissimo, esattamente. Quindi sì, sono fiducioso, perché ripeto, a differenza di Pallotta, che dietro aveva una cordata di investitori che investivano soldi nella Roma, lui 600 milioni di euro le ha cacciati di tasca proprio senza avere nessuna cordata. Il gruppo Fredkin è roba sua, lui è il proprietario, quindi c'è solo lui, non ci sono cordate dietro, la Roma è solo di Dan
Fredkin. Un po' come la Fiorentina è solo di Rocco Commisso, ovviamente Commisso rispetto a Fredkin parla un po' di più, lui è un proprietario dei media, di Mediacom, che qui in Nord America è gigantesca, come d'altronde Fredkin è molto conosciuto tra Canada e Nord e America, perché comunque è un imprenditore di prima categoria, quindi sono tutti e due molto conosciuti qua. Ti posso dire che sia Fredkin che Commisso non scherzano quando parlano di affari. L'unica cosa è che Commisso, e questo purtroppo mi dispiace, è uno che parla tanto, fa anche i fatti, per carità, perché comunque ha speso e spenderà, però diciamo l'anno scorso è arrivato tra mille caroselli, mille festeggiamenti perché i Della Valle stavano antipatici alla piazza, non tanto a me personalmente, a me non mi dispiacevano, non mi stavano simpatici ma nemmeno antipatici, però diciamo che Commisso è arrivato nell'entusiasmo generale, si è acclimatato all'entusiasmo generale, ora ha dovuto correggere un po' il tiro dicendo che il progetto è a lungo termine, l'aveva detto anche l'anno scorso, ma aveva anche detto che i soldi non erano un problema, e poi invece quando va a vedere il fair play finanziario, anche se lui ha i soldi sono un problema, non perché lui non ce l'abbia, ma perché il fair play finanziario impone delle regole che Bravo. Squadre come la Fiorentina e la Roma soprattutto devono aderire, mentre squadre come il Manchester City o altre grosse squadre europee, tipo il PSG, sembra che non gliene possa fregare di meno, appunto vengono tutte le volte indagate, però poi non vengono mai condannate, quindi diciamo per me si sta anche parlando di qualcosa di purtroppo di una legge che non è uguale per tutti qua. Purtroppo c'è un problema di fondo che con la sentenza che dal TAS, dall'Alta Corte di Giustizia, che è stato dove ha fatto ricorso il City, si è definita e si è tracciata una storia, anzi si è ricalcata una storia già vista, che nel mondo del calcio conta solo ed esclusivamente il dio denaro. Vince sempre chi è più forte, ma non fisicamente, con il portafoglio, con i soldi. Capisci? È stata veramente una sentenza che è una buffonata e ha delineato che questo fair play fondamentalmente non serve a nessuno, perché ci sono squadre come Roma, Fiorentina, l'Inter, la Juventus che cercano sempre di stare nei paletti del fair play finanziario senza eccedere. E ci sono squadre che fanno investimenti fittizi per far entrare dei soldi da spendere sul mercato nelle casse del City, per dire che dovrebbero essere sanzionati come era da principio, 2 anni senza mercato, 2 anni di esclusione dalle coppe, si fa ricorso al TAS, viene confermata e finiva così. Invece no, non è stata confermata, annullati 2 anni di stop al mercato, annullati 2 anni di squalifica nelle coppe, e in più soltanto dai 30 milioni di multa a 10 milioni pagabili in 3 anni per una società come quella del City, cioè una buffonata vera e propria. Ridicolo. Esatto. E soprattutto questo ti dimostra anche quanto purtroppo il calcio italiano conta poco in Europa in questo momento, perché le squadre italiane sono sempre quelle più diciamo bastonate da questa regola, perché se guardi anche una squadra potente come la Juve, comunque si ritrova sempre a dover appunto combattere col fair play finanziario nonostante sia una squadra potente, ti dimostra quanto il calcio italiano conti poco in Europa in questo momento. E il problema è che il calcio italiano conta poco perché lo vogliono far contare poco, ma i poteri forti, io sono dell'avviso che investitori come Al-Khelaifi, come il cugino d'Al-Khelaifi al City, quindi tutti sceicchi, no? Gente del Qatar, gente che ha il petrolio, gente che ha veramente soldi veri, in Italia non li vogliono proprio far entrare, perché ci sono state situazioni per poterli far entrare, ma non li hanno fatti entrare perché sono in grado di comprarsi una squadra di pallone come tutta una nazione come l'Italia. Quindi hanno preferito far investire ad americani, a cinesi, piuttosto che a catarioti e sceicchi Emirati, vari. Emirati. Sì. Diciamo, secondo me si sono anche un po' spaventati, perché purtroppo loro vogliono investire anche più di americani e cinesi, e hanno visto che con la burocrazia italiana investire praticamente è veramente un grosso problema, e è quello che praticamente secondo me li avrebbe spaventati e allontanati da progetti che potevano avere in Italia. Ma è proprio questo qui, il fatto della burocrazia italiana che è tanto dura, severa e rigida, che non permette a gente come gli sceicchi, catarioti, gente degli Emirati,
di non farli entrare, li spaventano dal principio in modo che non riescono, capito, proprio a farsi un'idea di quello che potrebbe essere, capito? Ti mettono subito al loro posto facendogli vedere che tipo di legislazione c'è qui in Italia, che regolamentazioni ci sono. Certo, certo. E soprattutto, secondo me, il calcio in Italia, magari anche in Europa, si dovrebbe riformare un po' come è riformata l'NBA in America. Ti posso dire, io sono un grosso appassionato di NBA, sono andato a Toronto Raptors, l'anno scorso abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Lega, e abbiamo vinto i playoff, ovviamente per vincere la Lega devi vincere i playoff, ed eravamo stati anche primi nella regular season, e ti dico, qua non c'è una squadra più piccola delle altre, ci sono squadre più deboli, squadre più forti ovviamente, ma alla fine c'è il salary cap, che è appunto un tappo, diciamo un limite nel salario, e tutte le stesse squadre possono investire lo stesso limite di soldi nel mercato, così che si crea un livello più omogeneo e le partite non sono tutte scontate, non c'è una squadra che vince sempre, ci sono diverse squadre che vincono, ovviamente ci sono squadre che spendono meglio quei soldi e squadre che le spendono peggio, ma chi arriva ultimo l'anno prima può fare mercato prima di quell'altro, ovvero qua il primo sorteggio del draft, che è appunto i giocatori che arrivano dal college o dall'estero. Quindi, come si dice, non ti dico che dovrebbe essere in quella maniera, perché forse snaturi il calcio, però qualcosa si dovrebbe prendere, ad esempio, dall'NBA per, diciamo, ricreare un po' di competitività nel calcio italiano. Anche perché poi nell'NBA mi sembra che ci sono stipendi faraonici, Sì, sì, ma uno o due giocatori per squadra, il resto si devono adattare a stipendi, tra virgolette, più bassi. Più bassi, si parla sempre di milioni di dollari, però ci sono... non c'è mai una squadra intera che fa milioni e milioni di dollari, o centinaia, o comunque nelle centinaia di milioni, È sicuramente più regolamentato, e secondo me il calcio italiano dovrebbe imparare un po' da questo. Su quello condivido. Non so, una domanda mi sovviene, ma sei mai andato a vedere una partita di Toronto? Sì. Ma una curiosità, ma quanto costa un biglietto per entrare allo stadio per vedere una partita dell'NBA? Allora, la regular season puoi trovare biglietti a costi molto bassi, diciamo 20-30 dollari, 40, canadesi che sono circa 25-30 euro, quindi diciamo giusto. Durante i playoff diventa impossibile, 200-300 dollari a biglietto. 150 euro a biglietto, a volte ci sono dei biglietti che arrivano a 1800 dollari nelle zone buone. Purtroppo quelli attaccati prente dove stanno seduti i giocatori, no? Dove stanno seduti i panchinari là dietro, dici? Quelli sì, quelli sono anche posti da 3 o 4 mila dollari a volte. Diciamo, ci vedi le celebrità. A Toronto ci vedi Drake, è un rapper, uno dei rapper più famosi al momento, è canadese, tra l'altro anche mezzo proprietario di Toronto Raptors. Se spendi 3 o 4 mila dollari ti siedi vicino a lui, appunto. A me risalta un nome dell'NBA che seguo volentieri, soprattutto perché è un grande giocatore, uno dei più forti di tutti i tempi, James LeBron. The King? Il The King, bravo, The King. Io non sono un super appassionato di James, ammetto che è uno dei più grandi giocatori della storia sicuramente, ma l'arroganza un po' mi allontana. Diciamo, io preferivo persone come Kobe, che comunque erano fortissime, ma non erano... arroganti mentre parlavano. Ovviamente tutto rispetto per LeBron James, che è un grande campione e si è dimostrato anche un grande uomo, facendo molta beneficenza, aprendo una scuola a costo, sai che le scuole in America sono a pagamento altissimo se vuoi avere un'ottima educazione, a differenza dell'Europa e del Canada, dove la scuola comunque è pubblica. In America devi, per avere una buona educazione devi spendere molti soldi e non tutti se la possono permettere, e lui ha aperto delle scuole per famiglie disagiate o povere, e paga tutto lui, e se vai bene ti paga anche la retta dell'università, che è carissima, alcune volte 40-50 mila dollari l'anno. Quindi LeBron James è una persona fantastica, arrogante ma una persona fantastica. Questo sì, io ho avuto la fortuna di avere una persona italiana come te, di Roma, che vive a San Diego. Ah, bellissimo. Che conosce praticamente un medico che fa parte dello staff sanitario dei Los Angeles Lakers, e mi ha fatto recapitare la maglietta di LeBron con il suo autografo, fatto con il pennarello,
quello penso valore maglietta è inestimabile. No, quella è pezzo da collezione, la dovresti nemmeno indossare, la metti al muro, la incornici, la metti al muro. Fatto, ce l'ho di là, fatto, incorniciata. Ottimo. Fatto. No, quelle sono cimeli. Io ho avuto il piacere di avere una foto autografata di Batistuta perché avevo, non ricordo, ero veramente molto, molto piccino, ero veramente molto giovane, non ricordo come l'abbiamo avuta, ma qualcuno aveva connessioni col medico sociale della Fiorentina e ci portarono appunto per Natale una foto autografata di Batistuta che credo di avere ancora in Italia. Quella fu, visto che mi chiamo Gabriele appunto, e Batistuta era Gabriele Omar, Gabriele, quindi diciamo quella ha un valore sentimentale altissimo, ovviamente giocatore che condividiamo e che ha vinto lo scudetto con la Roma. Re Leone, per forza. Ovviamente a me mi scocciò che andò via da Firenze, mi dispiacque tanto, però fui contento che non andò alla Juventus, sono delle strisciate, ovviamente tutta la vita meglio con la Roma che con la Juventus o il Milan o l'Inter, ti posso dire. grazie. Dai, alla fine, come si dice, Roma e Fiorentina condividono una certa tipologia di piazza che è molto calda, caliente, come direbbero in Spagna, e ci sono, nonostante in questo momento la Roma abbia un blasone, sicuramente una possibilità sicuramente maggiore della Fiorentina, ci sono delle similarità tra Fiorentina e Roma, a livello storico, a livello di piazza, a livello di una forza, di una squadra dell'alta borghesia italiana, diciamo del calcio italiano, che si gioca sempre per le alte posizioni, almeno di una Fiorentina come l'anno scorso, diciamo, o dei 2 anni fa, però che partiamo sempre come underdog e poi stupiamo, e quello succede sia per Roma che Fiorentina. Purtroppo sono stati processi dove perlomeno per la Roma ha avuto una forte crescita, ci sono stati un paio d'anni dove abbiamo avuto veramente una super Roma, dove si poteva vincere forte, ma come sempre, come solito, purtroppo a Roma è la mentalità che manca, e quando devi fare quello stacco, capito? Quando devi invertire la rotta, devi fare quel salto di qualità, purtroppo non avviene mai e fai sempre 2 passi indietro. Secondo me è anche la tifoseria, le tifoserie in genere, in questo caso io parlo di Firenze, non conosco bene la tifoseria della Roma, tifoserie che rimangono un po' troppo provinciali, attaccate a certi tipi di culture e di atteggiamenti che non aiutano sicuramente la squadra a fare il passo. Bravo. Non conosco della Roma, io parlo di Firenze in questo momento, però ti ho sentito parlare a volte anche a te della Roma, di tifoserie sempre troppo polemiche, che non supportano la società o che comunque fanno marcia indietro alla prima cosa sbagliata quando bisognerebbe supportare, a volte ti ho sentito fare polemiche, ci si attacca alle stronzate, capisci? Se il primo passo per cambiare, cioè proprio per cambiare mentalità e dare continuità a un qualcosa di importante, deve partire proprio dai tifosi. Principalmente dai tifosi, e poi gli stessi tifosi devono impartire questa mentalità alla squadra e la squadra alla società, capito? C'è proprio un processo dietro di crescita che purtroppo questo stadio, questo esame di maturità passato al momento non è mai arrivato, ci siamo sempre stati rimandati, bocciati. Chiaro, e io ricordo appunto tifosi che l'anno scorso dicevano che Commisso era solo un prestanome di della Valle, ora sento tifosi dire che Fredkin è solo un prestanome di Pallotta, quando ci sono articoli del New York Times, ci sono fatti articoli del New York Times e del Washington Post che ti dicono chi sono Commisso e Fredkin, ti dicono il loro patrimonio e ti dicono quanto possono e quanto non possono investire. La gente continua a dire il prestanome quando sono cose che non si rispecchiano nella realtà, non trovano confronto nella realtà appunto. Ma non trovo confronto anche perché, ripeto, ecco, tu puoi essere un esempio palese sul fatto di quanto siano conosciuti un Commisso e un Fredkin all'interno di Canada, Stati Uniti, Texas e quello che sia, ma soprattutto gente come lo stesso Fredkin, comunque sia proprietario di una casa cinematografica dove nel 2019 ha portato 4 premi Oscar di Hollywood con un film. E, ha investito anche nella Toyota, nel marchio Toyota, dove in America c'è una forte espansione della Toyota, anche qua in Canada, è vero, anche in Canada, sì. E poi ha investito sugli alberghi, quindi sul turismo, cioè, mi sembra una persona insomma che a livello
d'aziendalismo sia abbastanza ferrata. È una persona che comunque sia l'anno scorso ha fatturato più della Red Bull, cioè fatturare più da Red Bull ce ne vuole. La roba. Ha portato numeri importanti. Il fatto è che purtroppo la gente è diffidente, giustamente, perché già ci abbiamo avuto un americano che aveva una quota minima dei Boston Celtics, aveva una quota minima, non era il proprietario, ma aveva un azionista con una quota minima dei Boston Celtics. Infatti, fatto sta che la cosa che mi ha sorpreso è che Pallotta ha venduto la Roma, ci ha ricavato meno di 200 milioni di euro puliti, e successivamente ha venduto anche la quota dei Boston Celtics. Ma quindi da quello che ho capito, le società di Pallotta hanno dei problemi molto economici, quello che si dice qui appunto in Nord America, che ovviamente ancora non è confermato, non ti posso dire, ci sono, ma se leggi giornali come il Washington Post, come Business Insiders, Forbes, ora non voglio fare qua il saccente, o che io leggo giornali di economia tutti i giorni, però per il mio lavoro anche ogni tanto ci do un'occhiata, e lavorando appunto nel mondo del business, nel mondo delle costruzioni, ti posso dire che da quello si vede le ditte di Commisso, di Fredkin, vanno alte appunto a livello di azioni, a livello di guadagni, a livello di ricavi. Le società di Pallotta negli ultimi anni hanno avuto degli alti e bassi, molti bassi, qualche alto, però diciamo non è un grafico regolare che va su o che va giù, ci sono molti tali scendi e molti scendi ultimamente. Quindi non è piazzato benissimo a livello economico. Dai. No, lui si salverà sicuramente il culo, perché è uno ricco, sicuramente chi ci rimetterà saranno i suoi dipendenti, altre persone. Lui personalmente, questo tipo di persone qui, purtroppo anche non ci rimetta mai, ci rimetta sempre chi lavora per loro, tanto. Certo, la struttura ci rimette, ci rimette il dipendente. Esatto. Vabbè, ma per Pallotta fondamentalmente, se gli trovassero pure qualche frode fiscale sarei contento per lui lì in America, capito? Qualche frode, almeno lo rinchiudono, gli fanno un po' di cazzabuia. È difficile che uno a questi livelli faccia frode. In America e in Canada sono veramente severi a livelli. Se non paghi le tasse, se evadi qui, ti mettono in galera e buttano via la chiave. No, sicuramente io scherzo, però nel senso che nel suo futuro non gli auguro il meglio. Ecco, non a livello di salute, so, ma che a Roma a non livello, è permesso. Diciamo, io ho una visione, nel senso ho un'idea, nel senso, non è che a me Pallotta stesse simpatico o antipatico, però con lui ho visto anche delle Rome bellissime, diciamo la semifinale di Champions League, oppure la Roma di Garcia, che secondo me era una bellissima Roma, mi stava simpatica, giocava benissimo, secondo me no. Ovviamente io non sono qui per difendere Pallotta, assolutamente per iniziare una discussione con te su Pallotta, però diciamo... se fossi tifoso romanista sarei contento che Fredkin è arrivato, però riconoscerei anche a Pallotta dei meriti, diciamo che la Roma comunque è riuscita ad arrivare ad alti livelli, ovviamente non quelli promessi di vittoria Champions League o vittoria campionato, però ci sei arrivato vicino un paio d'anni. Bravo, però purtroppo sai che c'è, nel mondo del calcio il vicino conta solo a bocce. Manca bocce, perché non è calcio appunto, come dici te, conta bocce. Esatto, io gli riconosco a Pallotta il fatto che a livello societario abbia comunque sia portato la Roma ad un livello molto futuristico, cioè tra partnership, il riconoscimento del brand, ha portato la Roma in Indonesia, per tutte le parti del mondo, ha fatto questo, aprendo anche dei canali appositi per tipo per l'Indonesia e altre cose. Il problema è che a livello societario bene, ma a livello sportivo male. È vero. A livello sportivo male, perché ripeto, hai promesso, non è mai arrivato, ti sei affidato a gente dove hai dato il tuo borsellino, no? Il portafoglio della Roma, per far sì che la Roma potesse diventare grande, poteva tornare a vincere. Purtroppo tante volte è stato anche troppo, diciamo che anche spesso è stato sfortunato, perché gli è capitata gente che l'hanno preso, capito? Gli hanno preso i soldi, hanno investito male e la Roma è rimasta sempre quella che è rimasta. Questo fatto sta che lui nel mondo dello sport non c'entra nulla, perché è un aziendalista, non c'entra nulla col mondo dello sport. È un classico business, ma d'altronde anche Fredkin c'entra poco, però Fredkin sembra si stia affidando a persone molto più competenti rispetto a Pallotta, si è affidato a persone anche incompetenti, perché Fienga è molto competente. Ora io non lo conoscevo, però da quello che ho visto, da quello che leggo, Fienga è una persona molto competente.
No, Fianga è l'unica persona della vecchia struttura societaria, della piramide societaria che c'era prima con Pallotta, che avrei tenuto, infatti è rimasto, perché è una persona competente, è una persona che non ha mai voluto fare il male della Roma, anzi ha molto spesso e volentieri collaborato con Totti, quando c'era ancora Totti, prima come calciatore e poi come dirigente, c'era un rapporto bellissimo, infatti è una persona seria, dove è l'unico di tutta la vecchia struttura che è rimasto. Solo Fienga è rimasto e basta. Certo, giustamente anche, sinceramente. Certo, è stata proprio rinnovata la fiducia, infatti poi la conferenza stampa di Fienga si vedeva che era una persona molto entusiasta, molto volenterosa, brillante, vogliosa di lavorare con questa nuova proprietà che ha voglia di fare bene nel tempo, quindi l'ho visto bene, l'ho visto. No, ma poi sono curioso che poi dovrebbe avvenire la prossima settimana, Gabriele. Il prossimo fine settimana dovrebbe sbarcare il mio presidente a Roma. Perché Che la gente ancora dice: ma perché non viene a Roma, perché è solo a Milano? Domande stupide, intelligente. domande stupide purtroppo, a parte chi non capisce che il mercato a Milano è che venire a fare una conferenza stampa senza poter dire nulla ancora, perché stai ancora conoscendo dipendenti e calciatori, cosa viene a fare una conferenza stampa se non hai conosciuto nessuno ancora e non sai di cosa parlare? Devi fare le Ma tue è uno. ricerche, devi fare la tua preparazione prima di venire a fare una conferenza stampa da persona competente. Ma a me la cosa che mi piace proprio e mi manda al manicomio, Gabriele, è il fatto che due dichiarazioni. Allora, ha rilasciato delle dichiarazioni scritte dopo la firma ufficiale, e l'altro ieri sono uscite una dichiarazione, un'intervista rilasciata a un giornale, no? E la cosa che ti ho detto che mi fa impazzire è che sì, stiamo lavorando, nessuno sa niente perché noi lavoriamo a fari spenti, lavoriamo nel Sotto silenzio. traccia, eh? Bravo. E poi da lì ho capito il perché ancora non si sia presentata a Roma. No, perché non ha voglia di entrare dentro Trigoria, che è la sua seconda casa, perché adesso Trigoria a Roma è diventata la sua seconda casa, è tutta roba sua. È tutta roba sua. Che cosa succede? Per stare lontano da quei cani della stampa, delle emittenti televisive e delle radio, che cosa fa? Ha detto sì, io ci verrò un momento debito a Roma per conoscere lo staff, tutti i componenti di Trigoria, la squadra, conoscere i giocatori, lo stesso mister che abbiamo avuto delle conference call a più riprese perché ci vediamo in Certo. conferenza, videoconferenza. Però prima deve sciogliere delle cose e lo sta facendo tra Londra e Milano, Londra lontano da tutto quello che c'è di male a Roma, stampa, emittente televisive e radio. Certo. Ha fatto la cosa più giusta, Gabriele. Sta facendo la cosa più Sono giusta. d'accordo. Senti, ora stiamo quasi in chiusura. Ti volevo fare una domanda sulla Fiorentina e poi sono cinque domande molto brevi a risposta secca che faccio a tutti i miei ospiti. Intanto la domanda sulla Fiorentina: cosa ne pensi della Fiorentina ora, soprattutto se conclude Bonaventura e poi magari ci prendiamo Piontek in attacco? Ora non so se queste possono essere confermate, non sono confermate sicuramente, ma Bonaventura sembra confermato, magari Torreira se ne parla ancora a centrocampo o De Paul se è ritornato fuori anche se ci credo poco. E poi Piontek in attacco. Pensi che la Fiorentina, nonostante io so che a te non piace molto Iachini, pensi che la Fiorentina possa ritornare a essere un po' più competitiva rispetto all'anno scorso oppure no? Allora, io ti dico quello che penso e quello che penso non da oggi, ma da tempo. La Fiorentina di base ha un progetto sotto le mani importante, importante. Ha dei giocatori eccezionali a livello giovanile, ha dei veterani tipo Frank Ribéry, campioni assoluti che ti portano mentalità ed esperienza. L'unica cosa che mi lascia scettico su questo progetto, che veramente se messo in mano a qualcuno di competente, parlo di allenatore, potrebbe diventare realmente una Fiorentina importante, una realtà importante, perché c'è un presidente solido dietro, c'è un presidente solido, c'è un presidente vicino alla squadra perché ogni qualvolta è allo stadio a vedersi la Fiorentina. E non è cosa da poco, da un italo-americano Che vive in come America. commesso, come Rocco commesso, che vive in America oltretutto, stare ogni domenica vicino alla tua squadra è sintomo di grande personalità e di grande voglia di stare vicino alla squadra.
Ecco, la domanda io gliela farei al buon Rocco, che io stimo, mi piace come persona. Rocco, ma con questa potenzialità, soprattutto che la puoi arricchire di un Jack Bonaventura, che per me è un giocatore strepitoso, a me piace, ha esperienza, a 30 anni ha recuperato benissimo dall'infortunio, ha fatto vedere le sue ulteriori qualità ancora con il Milan. Certo. Lo prendi a parametro zero, devi pagare solo l'ingaggio e sono d'accordo. Punti su un Piontek che non mi dispiace, perché Piontek messo in una realtà come quella della Fiorentina o della Roma potrebbe riuscire il Piontek apprezzato. Si sblocca. Mi porti un De Paul che per me è tanta roba, a livello di tre quarti è veramente tanta roba. Che cosa mi fai? Mi confermi Rocco Commesso, sapendo... Iachini, dici? Sì, Iachini, scusami, mi confermi Iachini, perché stavo a pensare a Commesso che mi conferma Iachini. Commesso, che fai? Mi confermi Iachini, che è stato sempre un traghettatore, un allenatore mediocre, quando sai benissimo che sulla piazza c'è libero un certo Luciano Spalletti, che alla Fiorentina farebbe faville. Ti dico, io non credo ai profeti in patria. Spalletti dice di essere tan grande tifoso della Fiorentina. A me non è che stia simpaticissimo, perché tutte le volte che ci ha giocato contro ci ha anche bacchettato nelle interviste. A me no. Però riconosco che è un grande allenatore. Però io non credo ai profeti in patria. Secondo me, sarebbe, se succede qualcosa, sarebbe molto contestato, andrebbe nel pallone. Io avrei visto più eventualmente in futuro un Sarri. Ti dico la verità, a me Iachini non dispiace. Ovviamente non è un, come hai detto te, non è un allenatore d'alta classifica, non è un allenatore da bel gioco, ma io sono anche personalmente un murignano. Ora, non è che voglio fare paragoni scomodi tra Mourinho e Iachini, assolutamente. Mourinho, però Mourinho, sai, gioca di ripartenza, non è che abbia un grandissimo gioco, molto gioco di... Quindi a me non dispiace, magari con gli interpreti giusti, Iachini secondo me può fare un buon campionato, non eccezionale, ma un campionato molto difensivo, un campionato buono, un campionato... Diciamo, e poi dopo l'anno prossimo, quando gli scade il contratto, andremo su un allenatore più importante, come hai detto te. Però io, secondo me, se l'è meritata la conferma, visto comunque ci ha portato da che eravamo più due sulla retrocessione, poi alla fine siamo arrivati noni, pari punti appunto, però non la vedo così drammatica. Ecco, sì, sono d'accordo con te, non vedo un campionato di altissima classifica, ma non vedo nemmeno una lotta per la retrocessione l'anno prossimo, assolutamente. No, non dico che la Fiorentina lotterà per retrocedere, assolutamente no. Il potenziale c'è, il progetto c'è, la caratura c'è. Il problema è che Commesso c'ha la macchina, ok? Commesso c'ha la macchina, ma secondo me non c'ha il pilota. Diciamo, come direbbero qui in Nord America, diciamo, la macchina col NOS, ma non c'è Vin Diesel a guidarla, riferendosi a Fast and Furious, appunto. Bravo, hai capito proprio il senso. C'è una grande macchina di prospettiva che la posso migliorare ogni anno, ma pure quest'anno ci voglio mettere pilota. Vediamo. Ci metto un pilota così. Io spero che ci smentisca, spero che Iachini ci smentisca tutti e due, faccia un grande campionato, vediamo. Ma te immagini il prossimo anno, Gabriele, te immagini Fiorentina in Champions League con Iachini, io mi tiro dal terrazzo. Sì. Dio, a me Iachini sta simpatico, un allenatore velace, come direbbe Catto, un allenatore proletario, ha visto, un allenatore casciavitte, come direbbero il buon Bruni e il buon Catto, ecco. Io volevo farti una domanda, ma la Fiorentina, no, come squadra, e la Roma come squadra, in Canada dove sei tu, sono un po' conosciute in ambito calcistico? La Roma sì, per via di Totti, e la Fiorentina dei tempi di Batistuto, dei tempi di Antognoni sì. Ora come ora... stanno risalendo per via dei proprietari nordamericani, però se te vai nei negozi di sport, vedi la maglia della Juve, dell'Inter e del Milan, appunto. Ah, tu, se tu devi comprare una maglia alla Roma, andava a comprare lì, capì? C'è qualche negozio più di nicchia, ma non ho visto maglie di Roma e di Fiorentina, ho visto maglie di Leeds United, maglie di Newcastle. Magari ti trovi la maglia d'epoca di Totti della Roma o la maglia di Batistuta, la roba degli anni 90, in questi negozi vintage dove vendono la roba degli anni 90, ma se vai all'equivalente di Universo Sport o di Foot Locker, qui al Foot Locker qui, no, la maglia della Roma non ce l'hanno. Magari al negozio della Nike, perché la Roma è sponsorizzata Nike, ma la Fiorentina no, abbiamo avuto la Coq Sportif, la roba di K, quindi no.
qui sono quelle marche. Forse la roba di K è venduta, Fila e roba di K sono vendute, quindi magari eventualmente troveremo la Fiorentina, ma per ora no. Lazio e Napoli meno che mai. Difficile. Vabbè, ma a Lazio già tanto che la conoscono qua a Roma, figurati se la conoscono lì in Canada. Tanto dai, te sei anche molto amico di uno youtuber laziale che è Luca di 42 Fantasia, che vedo vi stuzzicate, ma siete molto, molto affiatati, molto amici quando fate la live. Sì, ma io ho detto dopo 13 anni che senza Champions League, ci sono tornati dopo 13 anni quest'anno, gli ho detto tranquilli, quando andate in Champions League mettete per Fratino, almeno vi riconoscono, che sarete capito di Roma, di Italia, tranquilli, mettete per Fratino. Però ti vedo molto sportivo, dai, nonostante ci sia questo odio, diciamo, questo campanilismo sportivo, no, non è che odi nessuno, assolutamente, ecco, una cosa no, molto... a livello umano no, a livello sportivo ho le mie... Certo. Io credo... Anch'io. Io essere in primis anti-juventino e in secundis anti-razziale. Ok. Bene, siamo arrivati alle 5 domande finali. Quelle sì. che una risposta secca. Sogno di mercato possibile o impossibile per la Roma? Possibile e impossibile, Gabri. Possibile, uno dei due. Decidi te. Di solito mi dicono quello impossibile, però fai te, appunto. Ti lascio. Allora, che ti dico? Allora, uno impossibile sarebbe Belotti. Impossibile, perché non puoi trattare con Urbano Cairo, che ti chiede 100 milioni per Belotti. Quello possibile... A livello di mercato, un grande centrocampista da affiancare a Jordan Veretout, che potrebbe essere lo stesso Fred dello United. Farebbe fare un salto di qualità notevole alla Roma insieme a Veretout a centrocampo. Grande giocatore che vi abbiamo dato, con Jordan. E di nuovo, meglio a voi che al Napoli. Ah, beh, quello sicuro. Quello sicuro. Tanto, ma ci va, ma allora ci va al Napoli, ma l'altro chi... sta diventando una telenovela, è diventato uno stress. No, stavo scherzando, lo so che non c'è niente di vero in questo momento, assolutamente. Ma poi scusa, ma quale sarebbe la necessità di cambiare Roma per Napoli, che fanno la stessa competizione europea? Non mi sembra che sto Napoli sia abbia fatto acquisti, ma comunque sia Allan via, Koulibaly andrà via, Milik andrà via, sì, sono tratti Ramani, Osimhen, Dem, Lobotka, gennaio, sta gente così. Osimhen 80 milioni. Io, vabbè, buon giocatore, sicuramente ottimo giocatore, ma 80 milioni, cioè, dai, ci compri. C'ha tanto da dimostrare. C'ha tanto da dimostrare. ci compri un default più un altro giocatore, capito? È quello. Te danno pure il resto. Ti avanza pure il resto. Poi seconda domanda. Tuo giocatore preferito della storia, da quando segui il calcio, comunque della storia del calcio? Quindi di tutto il calcio? Sì. Guarda, te ne dico uno per ruolo. Allora, come portiere ho sempre stimato a livello di campo la sua professionalità, il suo essere fortissimo, Gianluigi Buffon, portiere primatista storico italiano, veramente per tanti anni portiere più forte del mondo. A livello difensivo, per essere un po' d'attualità, ti dico che ho stimato tantissimo Walter Samuel come difensore. The Wall, il muro, eh? Esattamente. Come centrocampista, ti dico, questo è un po' più retro, tocchiamo il mondo Inter, ti dico Yuri Djorkaeff, per chi se lo ricorda. Lo ricordo. E come trequartista attaccante c'è solo un capitano. Il capitano, C'è solo un capitano. Francesco. Ne ho visti tanti, Baggio fortissimo, Del Piero fortissimo, però per me Totti c'ha un valore non solo nel campo, a livello, ma c'ha un valore dappertutto. Ma se ti devo dire il giocatore più forte del mondo ad oggi, ti dico ancora oggi Diego Armando Maradona. Il giocatore più forte in assoluto nel mondo ancora oggi Diego Armando Maradona. Poi sotto ci mettiamo Ronaldo, Messi, Mbappé, chi vuoi, ma ancora una spanna sopra Diego Armando. Sentirei con tutti Messi, Ronaldo, Mbappé, Neymar fortissimi, ma io ho un giocatore che ti direi
Van Basten e George Best, questi due giocatori, secondo me, che io non ho visto giocare perché ero ancora troppo piccino, non ero nato, ma ho visto dei video di George Quanti Best. Quanti anni hai tu, Gabriele? 32. Te posso chiederti? Uno sopra. 33, perfetto. Siamo della stessa generazione, quindi, però vedendo giocare, vedendo video di Marco Van Basten e di George Best, ti innamori comunque. Sì, sì, no, soprattutto, vabbè, Van Basten è roba, cioè, di una qualità superiore, Van Basten. Best è fortissimo, ma gli mancava... Ma sei sicuro? Perché lui ha detto, dice, io i soldi li ho, ne ho spesi tanti, li ho spesi tanti per prostitute, donne, alcol, droga, ma il resto li ho anche buttati. Uno così, ha tutti quei, ma anche dei difetti, capito? No. Per dire, mi piaceva anche a livello caratteriale, ecco, un ribelle, diciamo. Un mattarello. Bene, passiamo alla terza domanda. Squadra che odi di più a livello sportivo, si parla di che ti piace di meno. Allora, in Italia la Juventus, in Italia e in Europa il Liverpool. Ah. Te lo dico, io sono tifoso del Newcastle United e dell'Everton, quindi anche a me Liverpool non sta simpatico. Sì, Liverpool in Europa e in Italia Juventus. Sì, adesso una domanda, visto che sei un appassionato di cinema, da quello che ho capito, e hai fatto anche l'attore in un film che poi vedremo prossimamente, tuo film preferito in assoluto? Allora, a livello di storia, storico e di guerra mi piace, non so se lo conosci Gabriele, quello che mi ha fatto appassionare più di tutti è Bicchissimo, Salvate il soldato Ryan. Ah sì, lo conosco, con Tom Hanks. Sì, ho fatto un film, quello penso un film veramente bello, top, diciamo film attuale, film di oggi... Ti dico che sono una persona un po' sospetto, un po' macabra, perché sembra strano, ma ho una fissazione per l'horror. Mi piace pure a me. L'horror, però, gli horror veri. Io penso che il film più bello horror rimane sempre e comunque negli anni Il primo esorcista, che uscì al cinema, dove la gente si sentì male. Mio padre me lo raccontò. Mio padre me lo raccontò che andò al cinema... e sono venute due o tre ambulanze a portarsi via delle persone. No, è vero, anche c'è storia, anche il regista e alcuni degli attori, rivedendolo al cinema, sono rimasti sconvolti. Assolutamente sì. Poi, se quindi ti piace l'horror, tra qualche settimana intervisterò una regista di film horror, ovviamente indipendente, non di Hollywood, una regista di film horror qua negli Stati Uniti, lei di Los Angeles, è un'attrice, ma fa anche la regista per film horror indipendenti, molto introspettivi, diciamo, demoni interni, non demoni a livello, diciamo, di demoni, però diciamo un film horror che però tratta di a livello psicologico introspettivo, e la intervisterò, se ci capisci un po' con l'inglese ti manderò il link, perché sarà metti, attiva i sottotitoli, Gabriele, attiva i sottotitoli in italiano. Sì, certo, farò anche quello, appunto. Sì, attiva i sottotitoli in italiano, almeno è più semplice per chi la guarda, capito? Inglese, certo. Italiano e via, certo. Almeno va da solo, traduzione da sola. Certo. Passiamo all'ultima domanda, che vediamo se non te la faccio troppo, troppo difficile, ma... Vai, io accetto tutto, difficile, super difficile, extra, domanda hard. Chi vince il campionato l'anno prossimo? Così, senza pensarci troppo, l'Inter. Sono d'accordo. Tra l'altro, in tema Inter ti dico che io sono sempre stato e sarò tifoso della Fiorentina, ma nel 2010 uno dei miei migliori amici anche oggi, mio amico Andrea, grande tifoso interista, mio vicino di casa e grande amico a Firenze, a Sesto Fiorentino vicino a Firenze, andammo a vedere la finale di Champions League al Maxi Schermo a Milano. Io accettai perché nell'Inter giocava uno dei miei giocatori preferiti in assoluto, che è il Diego il Principe Milito. Per me è stato uno dei giocatori più sottovalutati, ma uno dei più grandi. Io sono un grande appassionato di giocatori argentini, e per me dopo Batistuta c'è Passarella. Il Messi non ce lo metto nemmeno perché, vabbè, è un altro livello, però poi c'è Milito.
Diego il principe Milito. Poi una persona squisita, mai una parola fuori posto, veramente un grande professionista, secondo me. Assolutamente. Quindi, questo aneddoto sull'Inter, visto nominato. Ti ringrazio, l'asso di Roma, per essere stato qui a questa intervista. Mi ha fatto molto piacere, è stato un grande onore, perché una persona come te, con grandi numeri su YouTube, con una persona con un esordiente come me, mi fa veramente piacere. Ti ringrazio per la gentilezza. Ecco, è stato un dato, un enorme piacere, e ti rinnovo a generare, intanto a fare, tanto lo dico pure a fine intervista, che anche a sorta di pubblicità, ti invito, Gabriele, a fare una sorta di copertina con il nome del tuo canale e tutto, in modo che mi tagli sulle stories e io ti riposto, invitando tutte le mie persone ad andare ti ringrazio a vedere quando uscirà questo video. Lo farò uscire tra stasera e domattina, diciamo, sarà lunedì mattina per voi, diciamo, e sarà sera per me. Io inviterò già, dato che stasera una live, inviterò già domani pomeriggio, quindi nel lunedì pomeriggio italiano, a recarsi presso il tuo canale per vedere questa intervista tutta naturale, senza copioni, senza tutto come viene. Ti ringrazio veramente, viene. Molto gentile. Tanto, visto che te sei di Roma, ci tenevo a fare gli auguri a mia cugina che abita a Roma, Chiara, buon 40 anni, il dottore. Auguri. Dottore a Roma, appunto, e buoni 40 anni, ci sentiamo presto, spero. Ti ringrazio, Asso, per essere stato partecipe a questa intervista, ti ringrazio per le tue opinioni e per il tuo sostegno, e spero di sentirti presto. A presto, e ringrazio e mando un abbraccio anche a questo canale esordiente. Ti ringrazio. Grazie. Ciao a tutti, ragazzi, una buona serata.